archivio storico. L'amministrazione già dall'anno scorso ha inteso riunire un gruppo di enti e di associazioni per ricordare i 100 anni della Prima Guerra Mondiale. Siamo partiti l'anno scorso a ricordare che cosa successe nel 14 e quindi tutto il dibattito sull'interventismo o non interventismo. Il 2015 l'Italia entra in guerra e quindi quest'anno con una serie di iniziative abbiamo pensato di ricordare proprio questo momento. La prima giornata sarà dedicata in maniera un po' più complessiva al cinema e la guerra mondiale. Fra due giorni, mercoledì, ci rivedremo all'università e affronteremo proprio invece l'ingresso dell'Italia in guerra. Successivamente avremo molti altri incontri. A maggio, il 23, una data importante perché il 24 noi entriamo in guerra, si aprirà una mostra presso l'Archivio di Stato. Inoltre avremo presentazione di film e di laboratori didattici fatti dalla Scuola Media Tasso. Un altro evento molto importante sarà a ottobre, il 20 e il 21 ottobre, quando ricorderemo i 7 garibaldini che nel 1914, allo scoppio della guerra, partirono e andarono sul fronte serbo. La cosa interessante e particolare è che noi presenteremo qui un film documentario girato e voluto dal Ministero della Difesa serba con la sua casa cinematografica, la Zafasta Film. A partecipare a questi eventi sono tante associazioni e tanti enti, oltre il comune che è un po' ha una figura trainante, c'è anche la provincia, l'università, lo GEPO, l'Archivio di Stato, l'Archivio Storico Diocesano, la Sovrintendenza Archivistica, la Società di Storia Patria e la Società per lo Studio del Risorgimento. Inoltre c'è una grande partecipazione dei cittadini che ci hanno concesso di utilizzare i materiali che loro avevano nei loro cassetti per poterne fare una memoria comune e collettiva. Iaccio insegno storia del cinema all'Università di Salerno. Sono stato invitato a fare una relazione in questa bella iniziativa del Comune di Salerno sulla Prima Guerra Mondiale. Essendo uno storico del cinema, ho preparato anche un video di quasi mezz'ora con la raccolta di alcuni film importanti sulla Prima Guerra Mondiale. In realtà la Prima Guerra Mondiale è un fatto di grandissima portata per la storia del Novecento. È una guerra, si chiama mondiale perché ha visto partecipare praticamente tutto il mondo di allora, ma è anche mondiale perché ha portato al crollo di un mondo, cioè di un vecchio mondo ottocentesco della Belle Époque, e ha proiettato improvvisamente l'Europa e il resto del mondo verso la modernità. È stata una catastrofe, un dramma, una grande tragedia che ha portato all'eliminazione, all'uccisione di milioni di persone, milioni di feriti, alla distruzione di intere popolazioni e di interi stati, al crollo degli imperi centrali. Dopo la Prima Guerra Mondiale l'Europa e il mondo non sarà più lo stesso. È un fenomeno di tale importanza che dovremmo conoscerlo nei minimi termini per capire anche quello che siamo diventati noi oggi. Il cinema l'ha raccontato già dal momento in cui avveniva. Non c'era ancora il cinema sonoro, cioè il cinema con la parola, c'era il cinema cosiddetto muto, ma gli operatori erano presenti su tutti i fronti e documentavano quello che accadeva. In realtà lo potevano documentare fino a un certo punto, perché gli stati maggiori e anche i governi dei vari stati non permettevano che si facesse una documentazione molto precisa. Per esempio la morte era esclusa, bisognava raccontare la guerra secondo quello che era il punto di vista della propaganda di ogni paese, per cui questi operatori svolsero un grandissimo lavoro, ma le opere che realizzarono non furono sempre molto realistiche. Col passare del tempo e col ritrovamento negli ultimi decenni della grande documentazione
delle pellicole girate dagli operatori durante la Prima Guerra Mondiale e quindi anche delle parti censurate, delle parti che non erano state raccolte, che non erano state utilizzate per i documentari dell'epoca, si è potuto ricostruire in maniera molto più precisa quello che era il fronte e quello che erano, diciamo, i disastri della guerra. Ma oltre ai documentari c'è stato il cosiddetto cinema di finzione o il cinema narrativo, quello fatto dai registi, quello fatto dagli sceneggiatori, dagli attori, che dai primi anni, da subito, ha raccontato in maniera molto efficace quella che era la Grande Guerra. Con la creazione, la realizzazione di opere memorabili, già dagli anni 30, e poi anche successivamente, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci sono state molte opere. Ricordiamo tra le prime, all'Ovest Niente di Nuovo, L'Uomo che ho ucciso di Lubitsch, oppure molto più vicino ai giorni nostri, negli anni 70, il film di Francesco Rosi, Uomini contro, che è dedicato appunto alla Prima Guerra Mondiale. Diciamo che il cinema, dai primi anni dopo la Prima Guerra Mondiale ai giorni nostri, è stata una importantissima fonte di conoscenza, di divulgazione e di racconto di quello che è stato la Grande Guerra. E oggi vedremo una decina di spezzoni di alcuni grandi film che sono stati realizzati sulla Prima Guerra Mondiale. Allora, sicuramente la presentazione del film Lola in Punta d'Ali non è soltanto una presentazione per l'appunto di un film, ma è una lezione di vita che questo trailer vuole sicuramente mandare, perché la prova di Lola, la prova di coraggio, di tenacia nell'affrontare la vita con la SLA, sicuramente deve essere un esempio a tutti quanti noi per poter dire che si può sempre vincere ogni battaglia affrontandola con la tenacia, con la consapevolezza che la vita va vissuta in qualsiasi situazione.